Allora, da Piazza San Giovanni e dalla Piazza del Duomo siamo arrivati qui. Esatto. C'è questo, questo porticato. Porticato. Intanto vediamo i lavori di ristrutturazione lì. Sono, sta tutto carino. Sono veramente avanti come lavori, eh? Sì, da questi portici? Da questi portici noi avremo accesso a Piazza Castello. Ecco, facciamo questo ingresso. Esatto. Ecco. Piazza Castello. E appunto, come dici, lo stesso nome sul quale si apre il Palazzo Reale. Osserviamo. Ecco. Vediamo qua subito a destra. Ecco, di nuovo ho scambiato la destra con la sinistra. Dicevo, dicevo subito a sinistra abbiamo il Palazzo Reale. Palazzo Reale. Ecco, chissà come mai si chiama Palazzo Reale. Esatto, parliamo appunto dei Savoia. Che qua... che qua sbeleggiavano e troneggiavano nell'umanità sottomettendo tutti. Assolutamente, sì. Ricordiamo appunto ancora una volta. Sì, e qua vediamo in tutto il suo splendore la piazza di questo. Eccolo qua. Turisti. Qua abbiamo il grattacielo, vediamo il grattacielo. Esatto, che, perché di bassissimo rilevanza perché è importante artistica. Questo... Perché è importante? Il palazzo dell'assicurazione, giusto? Palazzo assicurazione, ma da chi è stato fatto? Insomma? Da un pirla, perché non può essere così. Come si chiama in gergo questo? Schifezza, non so. No, noi lo chiamiamo il dito di Mussolini. Ah! Perché? Perché è stato creato da Mussolini. Cioè, non da lui in persona, diciamo commissionato, perché lui, figurati... comunque si chiama il dito di Mussolini perché attenzione. Un grattacielo. Spostati un pochino più a destra. E qua, cosa abbiamo qua? La cupola della chiesa di San Lorenzo. La chiesa di San Lorenzo che magari si scontra perché è bellissima, dentro c'è una cupola veramente spettacolare. Adesso la facciata di Palazzo Madama che vediamo qui davanti. Palazzo Madama, che, anche questo in via di ristrutturazione. Che nel sottostrada non si vede, però sul retro si vede il castello. Il castello... Esatto. Rinascimentale che ancora è bello visibile, molto, molto bello, molto, sì. Sì, e nella piazza, questa è una piazza molto estesa, no? Sì. Qua nel 2006 facciamo i concerti. Anche quest'anno, Ario. Ah, gli Olimpiadi, guarda. Sì. Ah, e poi ci sono queste ottime... lì ci sono delle... Parliamo degli accessi a Piazza Castello. Ecco, quella la via che vediamo di fronte. Esatto. Questa via. Via Roma, che come potete vedere... al fondo si apre su Porta Nuova che è la stazione principale. Vediamo in fondo via Roma che c'è Porta Nuova che è la stazione principale di Torino. È molto importante dire che appunto a dividere via Roma in due parti c'è una bellissima piazza che purtroppo oggi non riusciremo a vedere, ma è Piazza San Carlo. Piazza San Carlo e dopo Piazza San Carlo c'è la grandissima piazza CLN che c'ha le due famose statue. Esattamente. Che poi faremo vedere. Un giorno. Nella prossima puntata, Ario. Non si sa ancora quando sarà trasmessa, ma. Perché è importante Piazza CLN? Cosa ti ricorda? Piazza CLN. Mi ricordo la discoteca. No, sto scherzando. Che per esempio un famoso film di Dario Argento. Giusto, assolutamente. Che c'è una bella ripresa in quella piazza di notte con lui su una delle due fontane. È stata girata anche la pubblicità della Vodafone, tanto per rimanere sull'interesse culturale. Tanto per dire. Adesso vediamo nella piazza, andiamo a vedere il punto focale della magia bianca, della positività che è mistica di questa piazza, mistica, no? Assolutamente. Okay. Aria, conducici. Ma adesso per entrare nella bellissima chiesa di San Lorenzo. Ricordo il giorno in cui entrai con la mia classe. Vediamo questo momento importante. Molto importante. Da notare quando entreremo in soffitto di questa della cappella appunto. La cupola di quella. Che è veramente meravigliosa. Veramente meravigliosa. Non parliamo lì dentro perché è un luogo molto turistico, ma è pur sempre un luogo sacro. Esatto, un luogo sacro. Quindi non facciamo così. Ecco, ma andiamo a vedere adesso. Bene. Ok.
Guardate che sembra una faccia. Allora, vediamo il momento topico. Momento topico. Qua davanti vediamo che il Teatro Regio. Teatro Regio. Che è importantissimo, è anche una figata dentro. Sai che non sono mai andata nel Teatro Regio? Non siamo andate, io sono andato troppe volte, ho visto nelle gite scolastiche anche l'interno, le robe, anche il magazzino che c'è ancora lì, veramente. E qua parlavamo del momento magico. Sotto queste statue c'è una sorta, dicono, di magia bianca che... Ecco perché che... si radunano così tante persone. Ecco perché attira molto tante persone, lì c'è veramente l'umanità. Sotto questo gruppo di statue c'è veramente l'umanità. E di là poi si dirama... Verso Via Po. Via Po? Via Po che per me là per Piazza Vittoria. Facci vedere questa statua, chi è? Andiamo a leggere un attimo. Andiamo a leggere? Ah, leggere, perché leggere è importante, no? Assolutamente sì. Facci leggere, perché... Allora, in alto leggiamo scritto nei secoli fedeli. E questa statua è dedicata al carabiniere. Ah, è la statua dei carabinieri. Esatto. Mi pare anche giusto. Vediamo la forma del carabiniere classico, sì. Nel tutto suo splendore. Fede al cielo dei sei re. Questa è la memoria dei carabinieri. Vediamo lì in fondo. Bello, bello spisso. Esatto. Ok, abbiamo visto anche questo. Dai. Proseguiamo. Siamo quasi arrivati. Siamo quasi arrivati. Attenzione aria, perché c'è uno scalino. Ah, c'è uno scalino, quindi è... Sì. Potrebbe essere pericoloso. Però lo superiamo con agilità. No, non ho visto il tuo salto agile. Vabbè. Ringraziamo Ario per la sua forma fisica. Infatti, forma smagliante proprio. Che permette a tutti noi di fare delle questo viaggio, queste prestazioni. Sì, una Torino che tanti di voi non conoscono. Che offre anche un pochino di verdino, quindi... Esatto, è incredibile, è un bellissimo posto. Gli spazi che voi in Torino non immaginate neanche. Il verdino, sì. Sembra che Torino sia solo città industriale, solo palazzi, invece solo no. Solo grigiore. Esatto. Nuvole. E invece ma no. Ogni tanto un cielo azzurro c'è anche. Un cielo com'è? E siamo pronti a dimostrarlo. Un pochino di nuvole ci sono. Beh, Ario, sono dettagli. Andiamo proprio a mettere i puntini su lei. I puntini a mettere le umlaut. Ecco, le umlaut. Vediamo se c'è un piccione che ci attraversa la strada. Andiamo ad accarezzarlo. È pericoloso. Esatto, è sporco. Però l'hai individuato subito. Esattamente. Perché solo a Torino ci sono i piccioni. Perché dice, è soprattutto divertente andarli a cerbottanare. Ma no, vanno rispettati. Ah, infatti, gli vai, devi portare delle briciole, del cibo, così, come si dice. Però sono contenti, perché ti vengono addosso poi. No, infatti, il problema dei piccioni è che i piccioni potrebbero essere portatori di zecche. Ah, sono pieni di schifezze. Esatto. Sono un po' zozzosi. Sono zozzi, ok? I...